Buongiorno, ben ritrovati ad EFPA 2017 da Lido di Venezia, questo decimo meeting. Io sono in compagnia del dottor Andrea Garino, responsabile servizio advisory e sviluppo prodotti Arcafondi SGR, che io ringrazio e saluto. Buongiorno. Buongiorno a lei. Dottor Garino, con lei vorrei parlare di uno dei temi affrontati in questi due giorni, la MiFID 2, ma soprattutto quali sono gli effetti che questa direttiva che entrerà in vigore nel prossimo gennaio avrà sulla professione dei CF, dei consulenti finanziari. Grazie mille. Allora, oggi si è discusso sostanzialmente di due grossi temi. Il primo sicuramente sono la trasparenza sui costi. Il cliente non da subito, quindi non dal primo gennaio, ma entro fine anno sicuramente riceverà un report da parte del distributore in cui verranno chiaramente evidenziati i costi che ha sostenuto per l'attività di gestione, non più solo in termini percentuali, ma anche in termini assoluti. E la domanda era quanti clienti effettivamente ad oggi sono consapevoli di quanto pagano per i servizi di investimento. Il secondo tema che è emerso e che è anche altrettanto fondamentale sono le nuove regole di adeguatezza sempre più stringenti che verranno sicuramente implementate. Questo porterà a sicuramente una maggiore standardizzazione dei processi di consulenza e anche una revisione della gamma prodotti semplificandola. Chiaramente per i consulenti e i private banker abituati a avere ampi margini sulla scelta dei prodotti e anche sulle scelte di asset allocation ci potrebbero essere delle sorprese. Quindi la vera domanda è come potrebbe cambiare il ruolo del consulente finanziario, del promotore a fronte di questi due cambiamenti. Costi più espliciti da una parte, regole più stringenti di costruzione del portafoglio. Secondo me l'idea è quella di affiancare altri temi oltre a quella della gestione nella professione, quindi spostarsi sempre di più verso un tema antico che è la pianificazione finanziaria, soprattutto a fronte di clienti che potrebbero evolvere a seguito dell'introduzione a MiFID 2. Ci sarà maggiore trasparenza anche nelle proposte di investimento, quindi maggiore consapevolezza dei costi e probabilmente anche nuovi bisogni da affrontare. Pianificazione previdenziale mi sembra sicuramente uno dei temi su cui ci sono grandi margini, ma anche pianificazione successoria sono temi su cui la professione potrà facilmente indirizzarsi. E allora io ringrazio il nostro ospite, Andrea Garino di Arca Fondi SGR, per essere stato con noi. Grazie mille. E vi do appuntamento alle altre interviste di questi due giorni con EFPA 2017.